Ciao Mauri! Sì, oggi YouTube. Perché ho fatto il poll sulla storia di Instagram ed è stato votato YouTube. Ho fatto il sondaggio. 25 contro 15 tra Twitch e YouTube. Eccoci qua, ragazzi, finalmente. Continuo a dipingere. Oggi ci divertiamo con questa bellissima miniatura di Artisan Guild. E andiamo a fare un po' di metallo non metallo. Allora. Tanto che ci raggiungono altri, possiamo iniziare a passare la nostra base coat tranquillamente. Andiamo a vedere le parti in armatura. Andiamo con un marroncino, ok? Era bloccato tutto, laggato probabilmente. Dicevo, intanto passiamo la base coat. Alto computer, ok. È frizzato.
Se la facciamo il bordino in oro e mentre il seggio lo facciamo rosso. Questo pezzettino dietro e dovremmo aver finito. Ok. Ora adesso ci andiamo a schiacciare con un giallino arancio, un'ocra, insomma, dove vorremmo i nostri punti luce. Lo studiamo un attimo. Andiamo a studiare dove metterli. Allora, è un'armatura un po' complicata, quindi va studiata bene. Vuol dire che si può. Stessa cosa dietro, ma con l'arancione. Che dietro sta più in ombra. I'm just sketching where I want the lights to be. Modo. Setting the shape of the armor. Here on this side, I'm using orange instead of yellow because it's the darker side.
Yokuro, welcome. Scusa, mi dici colori che ho usato? Per ora ho un marrone, un burnt umber. Poi ho usato un giallo ocra. E adesso sto usando un arancione. Grazie sensei. Ah, grande sei davvero. E lei mentre lavora sono molto rilassanti. Ottimo, ottimo. Ok, ora con l'arancione. Iniziamo a metterci i toni medi anche di qua. So now with orange, we're going to apply some mid-tones here, this side two of the armor. This is just the sketching phase, of course. Questa ovviamente è la fase di sketch. Andiamo ad abbozzare tutte le luci e le ombre. Grande da, come stai? Mi dico. Oggi mi è arrivato il full green pink così posso fare Kid Buu. Bravo Mauri, finalmente, finalmente. Non vedo l'ora. Anche Alwina l'ha già iniziato. E la squadra di nani di Blood Bowl. Spettacolo. Quindi il giallo dalla parte luce, l'arancione dalla parte in ombra. L'arancione è tono medio. Ok? La nostra parte in ombra è con il burnt umber. Con un marrone scuro che potrebbe essere tipo il rhinoxide.
Giallo è la prima luce chiara, cioè dove vogliamo che sia la luce. L'arancione è il tono medio di transizione tra il marrone e il giallo, anche perché la nostra luce massima sarà data da un vaniglia, quindi da una sorta di aisiello, che potrebbe essere questo. Ok? E andremo ulteriormente a sketchare, per esempio adesso. Sempre sketch. Come vedi, vado a toccare solo i punti più importanti. Ok. Sketching the max lights here with vanilla. Scusate il telefono che hai detto. Ammazzo, no, sto scherzando. Il giallo per le luci, l'arancio per il tono medio di transizione con il marrone che sarà il nostro colore dell'ombra. E sempre fase di sketch, adesso ho usato il vaniglia, oppure come potresti prendere un aisiello che è la parte delle luci massime, ok? Curo che dice, una soluzione interessante mi sta facendo venire l'idea per la colorazione di un Gundam. Il metallo non metallo? Dico un Gundam metallo non metallo. Alternativo. Mentre da quest'altro lato, che siamo nella parte più scura, avremo come luce massima il giallo. Ok, non andiamo oltre. Non arriviamo al bianco. È la fase più in ombra, no? Altrimenti lo rendiamo tutto uguale. E non va bene. Di nulla, figurati. Un gunpla vecchio che teoricamente è dorato lucido e così diciamo che sarebbe figo forte. Beh, sì, un metallo viene veramente figo. Sì. Lo devi studiare bene, poi lì diciamo che avendo le superfici piatte, ok, dell'armatura, diciamo che lì te lo studi un pochino meglio perché puoi, diciamo, devi fare delle righe più dritte, più nette, no? Quasi a renderlo cromato. Male. Allora, andiamo a prendere un pennello più piccolo e iniziamo. A definire sì, sulle superfici piatte, diciamo, ti viene leggermente più facile vedere le luci. Poi, se ti serve una mano su Discord, posso farti anche lo sketch con l'iPad, mi mandi le foto.
fare, come si... che colori usare, eccetera. Allora, questo lo sto facendo senza reference, ragazzi, quindi vado a intuito. Ovviamente sarà anche da correggere alcuni punti, poi vediamo. Ma figurati. Con molto piacere. Di lavoro. Adesso ovviamente sto allargando le superfici di giallo, altrimenti l'armatura non sembrerà dorata, ma sembrerà marrone. Dobbiamo allargare la nostra superficie di giallo, poi andiamo a sfumare con l'arancio fino ad unirlo al marrone. Mi vedete sempre, ragazzi? Sì. Altrimenti avessi fatto streaming sul bronzo. Sì, esatto. Quindi diciamo che lo sketch è solo indicativo, ok? Poi dobbiamo andarla ad allargare le aree che abbiamo individuato, però è giusto per vedere il posizionamento della luce. Ah, ok, no, perché sto vedendo anche la preview sull'iPad e mi era ricomparso starting the streaming in 2 minuti. Ho detto no, come in 2 minuti? Mi si è buggato.
Aia, un macchinato. Non è questo metodo funziona per pulire. Dei 5 minuti è già così. Ciao Cristian. Sì. 25 minuti è già così. Ma davvero parli bene italiano? Grande. Sei un poliglotta. Ho abitato a Reggio Emilia anni fa. Ah, vedi allora. A posto. Ora dove stai di bello? Fatto l'Erasmus. Ah, giusto, giusto. Poco però. Okay, quindi 6 mesi, un anno. Comunque sì, guarda, nei primi 20 minuti abbiamo sketchato dove volevamo mettere le luci, i toni medi e le ombre. E adesso sto ripassando, sto iniziando proprio a costruire il nostro metallo, non metallo. Still widening the yellow areas. Continuiamo. Giallo. Sì, ma sul tubo non hai il reminder. Non vedevo la story. Paggiano. Ma perché su Discord non è apparso l'annuncio? Questo bot è un fagiano. Ti ha avvertito. Devo fare io manualmente. Allora la prossima volta me lo segno. Dai, tranquilla, ho iniziato da 20 minuti.
È già finito. No, sto scherzando. Fai sentire che è molto facile. Ma lo è facile, è facile. Abbiamo prima abbozzato Elwi le nostre luci con il giallo e poi l'arancio, partendo da una base coat marrone, ok? E dopodiché ho aggiunto anche un po' di vaniglia per... Vedi tipo qua, che è rimasto ancora, che lo devo fare. Per andare a, diciamo, segnarmi i punti veramente di massima luce. No, non è così, Mauri, tranquillo, tranquillo. Io ve li faccio vedere apposta per farvi capire che da una brutta bozza si riesce a far tutto. E adesso sto ripassando praticamente le aree di giallo e le sto allargando, perché ovviamente se le lasciavo solo nello spazietto che avevo abbozzato, che succedeva che poi l'armatura non era più dorata. Tanto ragazzi, col metallo non metallo, per forza di cose dovete iniziare dagli sketch. Iniziate dallo sketch, come per l'esercizio di Kid Buu. Ah, lui, ho visto che l'hai finito? Dopo lo vado a vedere assolutamente. Praticamente stesso concetto, non vi preoccupate della sfumatura, preoccupatevi più del light placement, cioè di dove va posizionata la luce e l'ombra. Ricordatevi che nel metallo non metallo, vedi, per esempio qui, no? Sul guanciale, diciamo, abbiamo tre luci, ok? Abbiamo questa, abbiamo questa, abbiamo questa qua sotto. Qui su questo pezzo di armatura ne abbiamo due di luci. Abbiamo questa e ne abbiamo un'altra qua, ok? Il metallo non metallo gioca molto su chiaro scuro, chiaro scuro, chiaro scuro in continuazione, ok? Non è da scuro a chiaro e basta. Altrimenti, diciamo che sì, più che effetto metallo non metallo, gli si dà una sfumatura sul giallo e basta, ok? Mentre il gioco proprio metallo non metallo è dato da questa alternanza di chiaroscuri. Senza contare ovviamente tutti i bordini chiari, gli edge e le varie profilature nere. Solo che non è molto intuitiva come cosa, ve lo dico per esperienza personale, pure io ci ho messo, diciamo, diversi anni per riuscire a fare appunto l'armatura metallo non metallo, come avete visto in del mastino, no? O dello Space Marine. Ci vuole tanta pratica, ovviamente ci vuole quel pizzico di coraggio in più nel dire ok, adesso lo faccio schiacciato. Anche per questo l'esercizio di Kid Buu è molto utile. Ciao Mimmo, grandissimo, buon pomeriggio a te. Aiuta tanto quell'esercizio perché proprio ti sblocca, no? Perché di solito siamo sempre preoccupati della sfumatura. Oh mio Dio, la sfumatura, oh mio Dio, la sfumatura. Pensando alla sfumatura non ci concentriamo su tutto il resto, lo dimentichiamo completamente. Adesso aggiungiamo una punta di arancione. Andiamo a creare delle piccole transizioni. Chi si aiuta tantissimo. Grande.
Perché, capito, ti concentri proprio su, ok, dove vanno le luci, dove vanno le ombre? Qui, qui e qui. Ok, perfetto, l'ho capito. Adesso posso andare a sfumare. Però intanto ho posizionato le luci in maniera corretta. Stessa cosa qui per il metallo non metallo. Ora adesso ho detto no, lo sto facendo senza reference, quindi perché non ho visto nessuno fare questo smilodon con metallo non metallo. Quindi sicuramente io adesso lo sto abbozzando, ma poi dovrò andare a correggere magari qualche riflesso o qualche cosa che non mi torna alla fine. Ok? Quindi noi intanto lo andiamo a fare. E poi dopo ce lo studiamo. Intanto ragazzi vi dico che la prossima live la facciamo direttamente domani, però sempre pomeriggio. Magari un po' più tardi, tipo inizio alle 5. Poi venerdì. Così ci vediamo poi direttamente la settimana prossima. Ora, breve pausa di settimana. L'ombra nel metallo non metallo deve essere veramente uno spazio piccolissimo, eh. Non deve essere troppo marrone, altrimenti si perde. E appunto dopo non sembra più dorata, no? Sempre meglio mettere un pochino più chiaro e poi andare a riscurire dopo il contrario, ok? So guys, it's always better to make yellow orange areas a bit larger and reduce the shadow part than doing the contrary. Because adding a shadow is always easier. And in a metallic metal, it doesn't have to be white. Venerdì pomeriggio, sì, sempre. Pomeriggio le faccio, sempre pomeriggio tardi. Perché poi venerdì sera c'ho una cenas. Come l'armatura dei cavalieri d'oro, grandi, bellissimi quelli. L'ho fatto un cavaliere, ho fatto Taurus. No, oddio, chi era? Ariete? No. Piccirillo, questo è veramente piccolo, raga. Cioè, se considerate che questo è un tappo, è veramente microscopico. Dietro ancora. Assolutamente piccolo.
Avrei bisogno di trovare i cavalieri dello Zodiaco. Li fa Nonsense Miniature, che è quello che mi ha dato questo qua. NS Miniatures. Sono spagnoli. Torniamo a noi. Adesso aggiungiamo un pochino di vaniglia. Lo vediamo un po'. Mi sa, ora non mi ricordo. Però credo di sì. L'avevano detto. Poi li stampano loro, quindi se lo vuoi più grande te lo possono dare. Fa tutta la serie, c'era pure Andromeda. Poi ricordatevi anche che nel metallo non metallo è importantissimo il contrasto massima luce, massima ombra. Quindi dove andiamo a mettere la massima luce accanto ci sarà la massima ombra. Che vuol dire che qua, per esempio, quando andiamo a profilare è importantissimo che ci sia la righetta nera. Sto usando Scales. Allora, sto in realtà un mix perché è il Burnt Umber della Scale. Questi due ocra sono praticamente il Gold Yellow e lo Scrofulous Brown della Vallejo Game e poi il Vanilla che è della Scale. Ho le stampanti 3D, la mia intenzione era farmele stamparmele in casa. Guarda, puoi sentire se ti possono vendere il file. Quello non saprei, sinceramente. Dice mi manda Muscia, mi ha fatto vedere un cavaliere dello zodiaco che gli avete mandato, che ha dipinto. Avete il file STL da mandare o vendete solo il pezzo stampato da voi? Anche perché me lo volevo fare pure più grosso. Ok, vedete che già aggiungendo un pochino questo vaniglia al nostro giallo sta iniziando quasi a brillare. Allora, andiamo a sistemare questa toppetta qua. Quello non saprei se fa una, quello lo faccio. Ora. Il pennello super fino. Let's start working. Shadows 2. Mi manda un uscio brutto. No, perché?
Dirò, sono carinissimi loro. Un attimo profilando di nero per vedere dove dobbiamo andare a correre. Dobbiamo andare a lavorare su. Gli occhi. Come farei gli occhi? Gli occhi li ho già fatti. Gli occhi li ho già fatti nell'altra live quando ho fatto tutto il pelo. Qui si devono profilare praticamente tutte le varie incisioni. Non li avevo visti, tranquillo. Talmente piccoli. Adesso, una volta profilati questi punti più importanti, che così spicca molto di più, già che abbiamo profilato con il nero, no? Facendo risaltare tutte le parti gialle. Hai visto come cambia? Solo con la profilatura nera, qui era semplicemente abbozzato. Vengo dal Brasile e penso che il tuo lavoro sia fantastico. Ciao Enrique, grazie mille. Grazie. Aggiungiamo sempre un pochino di vaniglia, giallo.
Parcheggiare. Quindi per questo vi dico, la profilatura fa tantissimo nel metallo non metallo, sia quella chiara che quella scura, perché per esempio se adesso andassi a mettere, faccio una prova, no? Tutta allumeggiare tutto il bordino qui. E quello farebbe il suo effetto. E non ho fatto niente, niente di particolare, ragazzi. L'avete visto che comunque abbiamo sketchato, è sempre in fase di sketch perché comunque la sfumatura non è trasfumata. Però abbiamo riprofilato tutti i neri, tutti i recessi e abbiamo fatto qui delle piccole lumeggiature sui bordini. E rende. E questo è quello che vuole il metallo non metallo. No? Ovviamente questi passaggi si fanno, questo passaggio diciamo si fa alla fine, quello di profilare tutti gli edge, perché ancora dobbiamo sfumare, sennò poi ogni volta tocca rifarli. Diciamo ora piano piano ad aumentare. Avevamo segnato prima, vi ricordate, il vaniglia. Ok, ce li andiamo a ripassare. Possiamo anche allargare un po'. Possiamo allargare un pochino anche perché poi volendo sopra quando prendiamo il giallo facciamo un glaze leggero e praticamente poi abbiamo una sfumatura di un giallo un po' più vivido perché sotto ha una base, diciamo, quasi bianca piuttosto che arancione. Quindi risalta molto di più. Poi ricordatevi una cosa, ragazzi, che per raggiungere l'effetto brillante con la sfumatura, ok? Non è bianco puro, ma si ottiene sfumando un giallo chiarissimo mischiato con una punta di bianco e il bianco. Così ottenete l'effetto, tra virgolette, brillante. Perché la sfumatura è minima, no? Nella tonalità tra questo giallo vermiglio e
sì, vermiglio, scusatemi, vaniglia e bianco che all'occhio dà quell'effetto di brillantezza. Quindi quei due sono l'ultima transizione che potete fare su qualsiasi cosa, il vaniglia più o l'ICL più il bianco. Più di quello a livello pittorico, diciamo, non si riesce ad arrivare. Partire Yo, Anto! How are you, bro? Che tal? Che tal? Allora, ragazzi, era tanto, sbaglio tutto. Adesso ho ripreso il giallo, per esempio. Hello, perfect. Enjoying the no metallic metal. Nice. How about you? Ah, good, good. I'm trying to focus now that there's you. Cannot do any mistakes. No, I'm joking. Yo, Amk. How are you? Welcome to the streaming. Ti saluto che devo andare, resta live e rimane registrata. Assolutamente sì, tranquillissimo. Dobbiamo un pochino essere. Ciao. Sicuramente non lo finisco tutto in una sessione. Però intanto.
bit more on this. Oh, Anto, penso alla fase di shutout. Flash. Lol, everyone has to see. Thanks. Unfortunately, I don't have any reference for this model, so I have to focus a lot. Where to place lights, shadows, midtones. The bad thing of being the first one doing a miniature. No references. Place always in the middle. Our focus camera works better. I do, but I never played one. Never had the chance. But I do. Bro. I placed it in the middle. It's pointing the shoulder. Dai, dai, che piano piano sta. Do you have an offer for board games? Imperial Assault. I have a lot of people playing Imperial Assault on my Discord. One is Sarah. Hola! Never loved Star Wars a lot, but after Rogue One and Mandalorian, I'm fangirl! Nice! Welcome to the club. Have you seen the Book of Boba Fett? Just finished a commission on Imperial Assault. Fatto.
Mando is the way. Qui, qui. Ho sentito il stato imperiale, Zack, eccomi, figurati. Stai lurcando, dillo. Yeah, but you know, I don't want to spoil, it improves chapter 5 and 6 for sure. A lot. A lot. I watched them yesterday. Tonight there will be the 7th, right? Tuesday. Don't remember it. Yeah, but you know, okay. Taretta, che ci dici? Direi buongiorno, sicuramente si è appena svegliata. Ah no, oggi non è vero. Ciao a te, grande. Musha is the way. Look at that, no metal in metal. Grazie. Tutto schiacciato, tutto brutto. Tipo, è così che funziona. As you can see, I'm slowly highlighting all the edges. Cinque e sei were very stunning. Bene sì, ero in pennichella. No, ma veramente. Ma veramente. Sarà, qui stiamo boicottando un pochino la vita e non va bene. Matti, la stai facendo dormire troppo, cioè, poi non dipinge, ma come si fa? La macchina da guerra non può non dipingere. Certo, ogni quel tanto ci vuole. Stavo aspettando in realtà a prepararsi il tavolo. Ah, state per giocare? Ho svegliato per giocare a Midara. Eppure il piccolo è lì. Dei genitori nerd.
No, lui è al lavoro. This is the January release from no, January or December from Artisan Guild. It's a Smilodon rider. Here is the rider. And I printed it with my Helagumars. Infatti, seguo anche la pagina di Sara, è un martello, sì, assolutamente. Pretty, a lot. I love that release. Even this one is from Dragon Peak release, but I painted it with green skin, so. she should be inhuman, not an orc. And that the of two guinea pigs. Don't like cats too much. I know. Unfortunately, I'm a felin lover. Can't wait for their new release. They are doing some nice trolls. I really love the preview. In the end, we can't speak about this. Oh, okay, got it. Secret. New follow! Thanks a lot, Gustavo! Grazie mille. È qui o su Twitch? Su Twitch, forse. Story. Allora, ragazzi, fino le ombre, three hands here and there. And let's reblend them with orange and this fuma mint.
And then yellow. Poi di nuovo uno un pochino giallo. Avete lasciato qualcosa. Ok, adesso rifacciamo il black lining. Quindi come vedete ragazzi, comunque col metallo non metallo si va avanti e indietro. È quasi una correzione continua, però piano piano ti crei l'effetto. So you always go back and forth. It fixes here and there with no metallic, but slowly reach your result. Allora, diciamo che possiamo far... potremmo unire queste due ombre, ok, in modo tale da renderla un pochino più lineare, quindi potremmo abbassare leggermente questo. Da abbassare, quindi correggio un po'. E così già. Io. Un po' di giallo.
Let's redo the white highlights. Yes. Devo riprofilare ogni singola parte, ragazzi. Devo il nero. Questo via il bianco. Ok. Allora, questo pezzo di armatura è fatto. So far so cool, grazie. Grazie. Uro vi dice buon lavoro, Mucho Sensei. Qui si deve staccare. Va benissimo. Ci aggiorniamo. So that part of the armor is complete. Let's work on section. Qualche o qui si vedremo. Loro
di Black Lan. Un po' di arancio, allo. Un po' di vaniglia. Giallo. Andiamo a lumeggiare i nostri tre vini qua dentro. Serve solo un pochino di glaze arancione. Importante. Non perdere.
Lui si asciuga. Andiamo a lavorare sul resto. While he dries there. Adesso dobbiamo essere precisissimi. Sempre più bello Mushi, grazie mille a lui. Adesso dobbiamo essere stra precisi e andare a fare la profilatura all'interno del ghirigoro. Dobbiamo essere bravissimi e super precisi. Allora, anche se finiamo dentro una parte scura non importa, poi dopo andiamo a ripassare. Adesso andiamo a fare una velaturina gialla, troppo bianca e... si risalta di più. Devo andare a fare aperitivo in padre. Come che palle, dai, fatelo pure per me. Un bacione a lui.
Un bacione. Riprofilando con il blu, essendo più vicino alla spalla, magari amalgama meglio. Adesso torniamo a fare profiliamo tutto anche qua, e spicca un pochino di più. Ma parlo tantissimo, ma sto trattenendo il respiro per essere il più precisa possibile.
Ok, dentro. Allora. Andiamo con il giallo invece che con il bianco. Vanno sempre profilati, ma hanno più in ombra, quindi. Però. Un attimo a pulire un po' il ciò. Ok, molto meglio. Un po' di luce con il. Bla.
Riesco un po' questa parte. Troppo chiara. Direi che ci aggiungiamo un riflesso anche qua, così combacia con questo. Abbiamo due riflessi qui. Abbiamo altre due piccole cosette. Oggi basta. Poi lo continuiamo domani pomeriggio. D'altra parte. Intanto il davanti abbiamo sistemato. Thank you.
rosso alla sella, glielo faccio. Ok. Se lo potremmo fare rosso il logo, vediamo un po'. E dai, non ci sta male. Ok, guys, for today we are done. Per oggi abbiamo fatto. Non usi il bianco per la luce massima, quello è quando è tutto il resto finito. Allora, quando direi che aggiungo una punta di bianco puro quando abbiamo proprio finito tutto quanto. Però per dare quell'effetto brillantezza, come dicevo prima, serve la transizione tra il vaniglia più bianco e poi sì, una leggerissima punta di bianco finale. Allora, per oggi abbiamo fatto la parte davanti, che è la più importante, perché il pezzo sarà vissuto così. E domani facciamo la parte di dietro, dove ci teniamo leggermente più scuri, perché la parte un pochino più in ombra. E domani penso di fare dalle 5 alle 8, penso. Mezza 8. Ora vediamo. Mi organizzo e vi faccio sapere su Discord. Ok, ragazzi. Dai, spero non vi abbia impaurito così tanto il metallo non metallo, vedendo questo qui, come si fa. Poi, tanto per questa tecnica, i tutorial non saranno mai abbastanza. Possiamo fare una miriade, veramente. Non temete. Ok. Guys, see you tomorrow so that we can finish the gold armor here on the back part. And let's keep working on the leather and other stuff we have on the model. See you tomorrow afternoon. Ciao, ragazzi. Ciao.